Sono questi gli anni della dura gavetta nei locali del circuito underground milanese, dove il gruppo, per emergere, è costretto a fornire prestazioni ai limiti delle possibilità umane. E dai Ruguaynar, i Cile fi Ruguaynar, e dai Ruguaynar, e dai Ruguaynar. Tanti auguri felici, tanti auguri a te. Particolarmente importante in quel periodo l'ingresso nella formazione del bassista Faso, che oltre ad essere dotato di indiscutibili capacità tecniche è in grado di elevare il già notevole tasso di simpatia del complessino. Con queste premesse, la strada verso il successo è oramai in discesa. Un numero sempre crescente di ammiratori viene a contatto con Elio e le Storie Tese, attraverso le prime apparizioni televisive, come Lupo Solitario, e grazie alle frequenti esibizioni allo Zelig di Milano, culla di molti artisti emergenti. Le richieste di concerti si moltiplicano sull'onda di un interesse che si espande a macchia d'olio e la band si arricchisce del sassofonista e sound engineer Mu Fogliash, il quale negli anni assume i nomi di Foyasque, Vizental Vizent, Luigi Panigada e ultimamente Feyez. Il produttore discografico Otar Bolivecic intuisce le potenzialità commerciali di questo cocktail di musica e simpatia e offre loro un contratto. I tempi sono maturi, è il momento di Elio Samaga Ucapan, Cariana Tu. Abitudinario, leggo la targhetta sopra l'ascensore, qual è la capienza, quanti chili porta, poi si apre la porta e non lo so già più. Sono abitudinario, se mi soffio il naso devo controllare quello che ho prodotto, quanti chili pesa e se c'è del pericolo per l'ascensore. Seduto nella vasca emetto certe bolle che salendo a galla corro sulla schiena fandomi felice, giunta in superficie non mi piaccio più. Sono abitudinario, non mi giudicate, siete come me. E adesso un lieto ritornello che non c'entra un cazzo ma che piace ai giovani, ditemi perché. Se la mucca fa mu, il merlo non fa me. La nostra vita è una charada, sulle prime sembra xix e invece zxxx. Pensate, certe volte che roba, ditemi perché. C'è un dirigibile marrone senza elica e timone dentro me. La ragazza faccio la conchetta per sentirmi il fiato, sto 20 anni in bagno, penso che si chiama, dopo non si chiama e non mi lavo più. Cerco nelle mie narici una testimonianza delle mie radici, ma vi trovo un figo e lo dovrò spalmare sotto qualche banco come in gioventù. Questi sono i miei costumi, vendo paralumi, siete come me. E allora un altro ritornello che non c'entra un cazzo ma che piace ai giovani, ditemi un
potete farlo bene. Do you want the work you move? Ditemi perché. E c'è un dirigibile marrone senza elica e timone dentro me. Chitarrista Cesareo. Giunto al termine del giorno cerco fra le coltri un poco di speranza, petto in abbondanza, non ho più sgomento, lieto mi addormento, ebro dei miei gas. Grazie, siete splendidi, ciao. C'è da dire che nel disco il batterista è Kurt Kress, mentre invece il batterista che ha fatto tutte le esibizioni dal vivo è il batterista Bob, quello che è incriminato per la sparizione e secondo me anche per l'assassinio di Le Storie Tese. Perché dico questo? Perché mi ricordo che quando andavamo in giro a fare concerti a Sanremo in febbraio, poi c'è stato il tour promozionale in primavera, il tour estivo, eccetera, ha sempre avuto un atteggiamento un po' strano, un po' ambiguo, e si faceva chiamare Bobo, Avatesque, Planibel, Pupillon, Puppi, era sempre proprio un personaggio che a me non è mai piaciuto, io allora lo dicevo, però... Il Mangoni non sembra proprio avere alcun dubbio, ma come può un giovane artista arrivare a tradire in questo modo la fiducia di coloro che lo credevano tanto amico? E ancora, è lecito trattenere dietro le sbarre un uomo sulla base di semplici sospetti? Il nostro dovere era quello almeno di ascoltare la versione del batterista Bobo, ed è per questo che ci siamo recati nel luogo in cui egli è attualmente detenuto. Mi accusano di aver fatto sparire Elio e Le Storie Tese. Non lo so, io ho sempre avuto buoni rapporti con loro, ho fatto l'ultima tournée, suonavo la batteria, ero il batterista Bobo. Ogni tanto faccio qualche... gioco di magia, ecco, sono il mago Avatesque, faccio sparire qualche cosina, qualche oggetto, ma non certo le persone. Ma allora, secondo lei come stanno realmente le cose, come si sono svolti i fatti? Perché attualmente la trattengono ancora qui? Io sono sicuro di essere al centro di una macchinazione diabolica, della quale io sono il capro espiatorio. Vogliono farmi passare per il colpevole. Non sono io.